C'è un ragazzo che frequenta tutti i sabati la stessa discoteca e tutte le volte che va a ballà vede sempre una ragazza bellissima, alta, mora, con gli occhi verdi, veramente stupenda. Solo che sta ragazza è tutta accessoriata, borse di Fendi, cinta di Vuitton, un po' così, no? E lui è un ragazzetto un po' più umile, quindi si ha sempre paura di avvicinarsi a cercare di rimorchiarsela. Fino a che una sera prende il coraggio a due mani, mentre questa sta da sola a bevere un drink, gli si avvicina al balcone e fa: ciao, senti, è un parecchio che volevo conoscerti, ma domani come stai messa? Ti andrebbe di venire a fare un giro col mio Porsche? Questa come sente così fa: perché hai il Porsche? Fa: eh sì. E guarda, certo, ci vediamo domani, prende, gli lascia l'indirizzo e gli dà un bigliettino. Capirei questo tutto contento che è riuscito a conquistarla. Solo che questo è il Porsche, ce l'hai, ha detto una cazzata. Allora è disperato, dice: ma come faccio, che mi invento? E gira e rigira, comincia a pensare che c'ha un amico suo, Franchino, che è l'unico del gruppo che c'ha una Porsche. Al che va da sto Franchino, gli suona, e Franchino come vede: va, va bello mio, come stai, dimmi, che succede? Gli si fa: senti Franchino, te lo chiedo un favore veramente da fratello. Gli fa: dimmi, ce ne mancherebbe. Ma non è che mi potresti prestare il Porsche domani? Quello fa: ma che sta a dire il Porsche? No, no, assolutamente, io tengo più a quel Porsche che a mia madre. Quello fa: ma te prego Franchi, ho preso la donna della vita mia, è troppo bella, sono veramente innamorato, è più di un anno che gli vado appresso, sono riuscito a piarla. E lui fa: no, 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 non esiste, io il Porsche non te lo presto, padre, te metti a correre, per coatto, no, no, lascia perdere. Insomma, gli fa una serata intera di sta manfrina, fino a che Franchino casca e gli dice: senti, fammi così, vabbè, m'hai convinto, te do la Porsche, ma mi raccomando, se gli fai solo un graffietto ti ammasso, quanto è vero Dio. Quello fa: Franchi, sta tranquillo, ce penso io, grazie tanto, sei un fratello. Pia se ne va, e il giorno dopo si acchitta tutto, si improfuma, pia sto Porsche e va pia questa. Alle 4 gli arriva sotto casa, questa scende, questa come vede il Porsche, gli escono subito l'occhio di fuori, sale in macchina e si mette subito a fare gentile. E pieno e partono e lui comincia a fargli fare un giretto, no? E mentre stanno in macchina, questa taglia che gli fa i complimenti e quanto sei caruccio, quanto è bella sta macchina e qua e di là. Ma a un certo punto si ferma al semaforo e lei se lo guarda e gli fa così: ma me fai sentire come va sta macchina? Capirai, questo non sta più nella pelle, come scatta il verde, mette la prima, ma seconda 150 160, mentre guida si guarda lei per fare il quattro, no? A un certo punto a 190 lui si gira, lei dà un bacetto sul collo, come si rigira lui ha un palo della luce, pow! La macchina esplode, si cappotta 10 volte e vanno a finire dentro un prato, tutto un groviglio della miele. Lui viene sbalzato fuori dalla macchina tipo a 50 metri, tramortito per terra. Dopo un po' si risveglia, capito, tutto fumo, la macchina accartocciata. Questo Sers dice, comincia a fare: oddio, sono rovinato, oddio, sono rovinato, e comincia a cercare una cosa per terra, oddio, sono rovinato. Arrivano subito di passanti, capito, e lui sta dentro a sto campo che si lamenta: sono rovinato, sono rovinato. Uno da sopra lo guarda e gli fa così: oh, ma te sei rovinato? Ma no, vedi qua la poraccia? Qua la poraccia ha perso un braccio. Lui si gira, guarda quella della macchina, fa: e io quello sto a cercare, gli avevo messo il cazzo in mano.